Domanda numero 17. Quale comportamento dovrebbe assumere un educatore nei confronti di un bambino che non vuole sporcarsi durante il gioco? A. Far notare il disagio del bambino ai compagni e ai colleghi di sezione, in modo da stimolarlo a vincere la paura. B. Forzarlo a sporcarsi per superare il disagio. C. Accogliere il disagio del bambino cercando di infondere fiducia attraverso l'esempio. D. Far smettere al bambino l'attività di gioco, isolandolo per punizione. E. Mostrare indifferenza per non assecondare il disagio. La risposta corretta è C. Accogliere il disagio del bambino cercando di infondere fiducia attraverso l'esempio.